Ciao a tutti, oggi è il 9 settembre 2017 e voglio raccontarvi del giro che abbiamo fatto io e mia moglie alla base Tuono qualche mese fa. Prima di farvi vedere le immagini però volevo spiegarvi un po' di cosa si tratta. La base Tuono è una delle tre sezioni dell'ex base missilistica di Passo Coe, a Folgaria. È una delle 12 basi che l'aeronautica militare ha costruito nel nord-est all'inizio degli anni 60 ed è quella posizionata ad altitudine maggiore. Queste basi servivano per contrastare un eventuale attacco aereo da parte dei paesi del Patto di Varsavia. La base è rimasta operativa dal 1966 al 1977 ed era composta da tre aree. Un'area di lancio posizionata a Passo Coe, a 1543 metri. Un'area di controllo posizionata a 4 km in linea d'aria sul monte Toraro a 1897 metri. E un'area logistica a Tonezza del Cimone, che era 17 km. Dopo la dismissione, l'area è stata risistemata dal comune di Folgaria in collaborazione con l'aeronautica militare e la provincia autonoma di Trento. La base ospitava i missili Nike Hercules e sono visibili tre sulle rampe di lancio e uno dentro l'hangar. Il missile Nike Hercules era il sostituto dell'Ajax e ora è stato rimpiazzato dai Patriot. È lungo 12,65 metri e senza il booster 8,4. Dopo qualche secondo dal lancio, a velocità di 1,5 Mach, il booster si stacca, il missile accende il proprio motore e continua nella sua traiettoria, che viene guidata da terra. Il missile Nike Hercules non ha un proprio sistema di guida e viene guidato in tutte le sue fasi da terra, compresa la detonazione della testata, che può essere convenzionale o nucleare. La testata nucleare serviva per contrastare eventuali attacchi di stormi di bombardieri nemici. A Passo Coe non furono mai presenti testate nucleari, ma solo testate convenzionali, che erano composte da esplosivo e circa 20.000 schegge di acciaio che venivano proiettate verso il nemico. Con questo è tutto, vi lascio le immagini del giro e della base.
Spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto pollice in su, se non vi è piaciuto pollice in giù, e se vi piace il canale iscrivetevi, che mi fa piacere. Ciao a tutti e al prossimo video.